avete avuto modo di vedere questo video illustrativo di un'applicazione appena uscita che si chiama Dilitaly. Ne parleremo oggi con il suo creatore, che è un ingegnere informatico teramano, abita a Bellante. Ci faremo spiegare tutto da lui, forse già lo conoscete. Si chiama Giovanni Mastromatteo. Buonasera. Prima Buonasera a tutti, volta buonasera, nello grazie. studio di Teleponte, ma l'avevamo già intervistato qualche giorno or sono per presentare un'altra sua applicazione, non solo applicazione perché potete trovarla anche sui PC, relativamente all'emergenza coronavirus, un'idea nata per combattere anche le tante fake news che sono circolate in questi mesi, appunto per quanto concerne il Covid-19, ma abbiamo avuto modo di dire, insomma, che la mente di Giovanni Mastromatteo è sempre accesa e ha creato, appunto, realizzato da pochi giorni quest'altra applicazione che spiegaci che cos'è. Certo, allora il periodo di quarantena è stato quanto più proficuo possibile perché potendo dedicare più tempo, insomma, a quelle che sono le mie passioni al di fuori dell'ambiente prettamente lavorativo, mi ha permesso appunto di sviluppare due applicazioni. La prima, Info Covid-19, che era appunto, come ha ben detto, un'applicazione per contrastare le fake news e per dare più peso a notizie certificate che provenissero appunto da portali certificati, quali quelli dell'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute e gli istituti zooprofilattici. Invece Dilitaly, che è nata da lì a poco, è un'applicazione mirata per liberi professionisti e proprietari di attività commerciali, in quanto sempre sulla insomma, a seguire delle vicende relative al Covid, vi sono per quanto riguarda gli imprenditori delle limitazioni per quanto riguarda i flussi di persone e quindi bisogna organizzare una nuova strategia per poter accogliere la clientela e attenuare quanto più possibile gli effetti dovuti al distanziamento sociale. Nasce perfettamente per il periodo, per questa fase 2, per questa fase 2 e mezzo, come l'ha chiamata qualcuno, di ripartenza, perché sono ripartiti già ristorazione, esercizi commerciali, stanno ripartendo anche le attività al mare, gli stabilimenti balneari ripartiranno la prossima settimana, quindi è utile in tal senso anche per gli imprenditori turistici del mare. Certo, perché insomma, chi più di loro in questo periodo dovrà far fronte a una richiesta sempre crescente e appunto sviluppare una strategia che possa accontentare sia loro, perché appunto chi ha un'attività commerciale deve tener conto appunto di un bilancio, e bisogna riconoscerlo, e anche poter accontentare il cliente che per poter accedere ai servizi o comunque ai prodotti che l'imprenditore offre, viene accontentato in qualche modo. Quali sono i punti di forza di questa applicazione? Sono un'app oppure possiamo trovare anche una versione per desktop innanzitutto? Allora, fondamentalmente nasce per desktop perché è una web app Ecco. ed è cross-platform in quanto disponibile quindi sia per dispositivi iOS che per dispositivi Android. I punti di forza sono molteplici, mi permetto di dire, perché comunque offre più servizi tutti all'interno dello stesso portale, della stessa applicazione, e questi sono la possibilità di consultare l'offerta dell'attività commerciale, poter ordinare con ritiro in negozio oppure con possibilità di domicilio, qualora l'attività commerciale lo preveda, e la possibilità di prenotare un posto o un servizio. Faccio per esempio riferimento ai saloni di bellezza o comunque sia alle atti stesse attività balneari, i ristoranti, i bar, che avranno un numero di accessi limitato e quindi potranno gestire così facendo sia il loro booking che l'overbooking. Appunto, in questo modo, come è semplificata l'attività per quanto riguarda il titolare dell'attività commerciale che decide di entrare nella rete Dilitaly?
La comunicazione è molto semplice. Il cliente entra sul portale, prenota o ordina i servizi o i prodotti richiesti e la comunicazione avviene, cioè il canale di comunicazione scelto per far recapitare il messaggio è WhatsApp. Quindi da parte del titolare non c'è bisogno di nessun tipo di attività, cioè di nessun tipo di intervento e quindi Cioè la comunica con possibilità il di gestire, cliente solo tramite sì, WhatsApp. perché il portale non immagazzina, non conserva nessun tipo di informazione, non c'è nessun tipo di profilazione e quindi i dati non possono essere ceduti a terze parti. L'unico titolare appunto della privacy policy è il proprietario dell'attività e quindi è l'unico che gestisce i dati con la sola finalità di erogare il prodotto, cioè appunto l'ordine o la prenotazione. Certo, però tu hai parlato proprio di network, cioè funziona ovviamente se gli esercenti, tanti esercenti utilizzano questa applicazione, cioè l'atto Allora, pratico, ecco, all'atto come pratico, funziona? l'imprenditore che è interessato appunto al prodotto di Litaly mi contatta, sarò io comunque a spiegare tutte le informazioni, a dare tutte le informazioni necessarie per poter, avere il prodotto personalizzato, perché si parla anche di un prodotto personalizzato sia a seconda dell'attività che a seconda delle necessità, ma anche dei gusti, perché no, anche la forma ha la sua importanza. Quindi è anche un'applicazione dinamica, È non un'applicazione è a che si plasma proprio a seconda seconda di. dell'attività sulla quale appunto viene ideata o viene realizzata. E in questo modo viene comunque corredato il menu o l'offerta dell'attività e semplicemente l'applicazione diciamo, fa il suo corso creando appunto il canale tra il cliente e il titolare stesso, cioè non c'è poi comunque un'idea più grande che è quella di creare una rete, perché no, di Litaly, che permetta comunque ai clienti di poter consultare un'offerta più ampia e di poter scegliere per categorie diverse attività commerciali che hanno aderito a Litaly. Ma ci sono altre tipologie di app, ma anche di questo tipo? Allora, Oppure la tua è un po' un'idea unica, perché non essendo comunque del mestiere non riesco a capire se ce ne siano altre, cioè perché dovrebbero scegliere la tua, cosa di speciale, la tua fondamentalmente applicazione? perché nasce dopo uno studio attento della situazione attuale. Ci sono altre app per quanto riguarda la fornitura di servizi o il delivery, però molto spesso contengono dei costi nascosti. Ah, ecco. E quindi anche se l'applicazione lì per lì viene proposta come gratuita, chiede una commissione molto grande sull'ordine, che equivale a volte al 30-35% più IVA e quindi per il titolare dell'attività commerciale diventa un costo non indifferente, ecco. Quindi poi sono costretti a rivedere il loro prezziario oppure di cercare di porre dei limiti, per esempio si parla anche di limite minimo per quanto riguarda l'ordine, altrimenti poi effettivamente è difficile rientrare con i costi. Quindi la tua applicazione non ha costi La nascosti. mia applicazione non ha costi nascosti e non prevede nessun tipo di commissione per quanto riguarda il titolare dell'attività, che non deve corrispondere assolutamente niente. Il costo fondamentalmente è quello della realizzazione dell'applicazione. E appunto io non ho neanche modo di verificare e comunque non sarebbe stato nessuna, diciamo nella mia intenzione verificare neanche quanti ordini Ecco, avverranno stiamo vedendo, infatti attraverso. nessuna commissione, veloce, sicura, pratica, personalizzabile. Questa è partita in questi giorni, se non Sì, il sbaglio, lancio è ufficiale, è avvenuto 3 giorni fa. 3 giorni fa, quindi è già disponibile. Sì. C'è un portale che è www.delitaly.net dove ci sono tutte le informazioni utili e i contatti eventualmente per ricevere maggiori informazioni o comunque sia per sapere come si può personalizzare a seconda della propria attività. Il contatto è senza impegno assolutamente. L'app che cercavi ora esiste, questa
lo slogan. Ma quanto tempo praticamente hai dovuto, quanto tempo ci hai perso per realizzarla? Perché poi hai lavorato, l'ultima volta che ci siamo sentiti, hai detto che hai lavorato anche la notte in tal senso, anche per farlo uscire tempisticamente in una fase come questa, perché adesso appunto è molto attuale. Ci vuole tanto tempo per realizzare un'applicazione di questo Allora, tipo? dipende dalla complessità fondamentalmente. Stavolta il time to market o comunque i tempi di realizzazione erano molto veloci, in quanto è un'applicazione che serve immediatamente e nasce proprio in itinere appunto alle situazioni, all'evolversi della situazione attuale. Per quanto riguarda lo sviluppo di un'applicazione con orari, ecco, e con full immersion, si conteggia sulle 3-4 settimane perché dopo una fase di progettazione e programmazione c'è anche una Un mese. fase appunto sì, di validazione per i vari test. Non è tantissimo, No, cioè, eh. È un in lavoro anche effetti veloce. sì, poi comunque dipende, ecco, ci sono anche sviluppatori più veloci di me, non lo metto in dubbio. Sta tutto alla pratica, insomma, al saper fare una buona programmazione top-down, cioè suddividere un problema più grande in tanti problemi più piccoli e poi saperli affrontare e risolvere uno per volta. Hai avuto riscontri con l'applicazione precedente che riguardava proprio il coronavirus, questa, diciamo, battaglia contro le fake news che hai realizzato? Sì, ho avuto un buon riscontro e anche da parte appunto della stampa, EcoNews mi ha dato l'opportunità di avere appunto di diffondere la notizia e in quel caso non c'era nessun interesse commerciale in quanto era un'applicazione nata e portata avanti con il solo fine della solidarietà. E sì, ho avuto un buon riscontro anche perché insomma lo considero uno strumento utile. Per contrastare le fake news, gli addetti ai lavori, insomma, del settore dell'informazione sanno quanto è logorante, appunto il diffondersi della fake news rispetto a una notizia con fonti verificate. Senti, tu sei originario di Foggia, quindi pugliese, però da un paio d'anni sei a Teramo, vivi a Bellante, sei un teramano d'adozione, quindi lavori qui, hai una compagna. Come ti trovi a lavorare a Teramo? Ora, ammetto che Anche fondamentalmente per il settore per cui lavori, sei un ingegnere informatico e poi, insomma, parleremo anche di altro di cui ti occupi. l'Abruzzo è una terra appunto di opportunità, la considero una terra di opportunità, perché un po' per le vicissitudini occorse negli anni scorsi c'è un forte spirito di rilancio. Ed è proprio, sono proprio queste le opportunità da cogliere per poter ripartire, farlo meglio e creare delle buone basi per il futuro. Quindi ti trovi fondamentalmente Sì. bene, ti occupi, collabori anche, abbiamo scoperto, con l'università, ti occupi di verifiche dei dati e poi chiacchierando abbiamo scoperto pure che sei, insomma, un esperto anche di questioni relative alla privacy. Poi in questo periodo parlare di informatica, parlare di cellulari, smartphone, di internet, significa anche parlare di dati sensibili e parlare di privacy. Sì, è così. Durante il percorso di studio ho avuto modo di approfondire ciò che concerne appunto l'informazione, la riservatezza dei dati e la sicurezza con la quale questi dati vengano trasmessi. E molte volte sì, si pongono delle criticità, soprattutto quando si ha a che fare con dei servizi che sono freemium, cioè fondamentalmente non richiedono nessun costo apparente all'utente utilizzatore, Apparente, come dici. apparentemente perché il costo poi è abbastanza salato ed è quello appunto della trattazione dei dati personali.
E l'utente come riesce a districarsi? È difficile, dovremmo leggere ogni volta il contratto per le istruzioni d'uso, appunto, di accettazione per la trattazione dei dati personali, però molte volte ci passiamo, cioè ci si passa oltre, fondamentalmente possiamo fare l'esempio dei social network, dove appunto i dati che noi inseriamo sono dati che comunque costituiscono una collezione cosiddetta big data, che poi viene utilizzata per fini di ricerca o appunto per campagne commerciali Ma o qualcosa di più importante. in tal senso come ci si può difendere, tra virgolette, come si può diventare un utente consapevole? È difficile, ammetto Anche che è poi le leggi sono difficile. anche cambiate in Sì, questi con il anni. GDPR è Ecco. diventato appunto più complicato, insomma, per Ma è complicato anche per chi deve sviluppare un sito, tra sì, è l'altro. complicato perché appunto bisogna fare attenzione e seguire delle norme che ora sono legge, regolamento europeo, per quanto riguarda la trattazione dei dati personali, per quanto riguarda appunto il fatto che questi dati debbano essere conservati. Ma allo stesso tempo bisogna fornire prova del fatto che possano essere cancellati qualora l'utente ne faccia espressamente richiesta. Questo prima non avveniva, è una maggior forma di tutela, però come ogni Cioè, procedimento, ci insomma. voleva secondo te perché prima c'era una sorta di Sì, Far West? forse andava studiata un po' meglio per alcuni aspetti, non voglio entrare in polemica, però appunto Perché è troppo restrittiva? Non solo, per quanto riguarda, insomma, ci sono dei professionisti del mio stesso campo che hanno espresso molti dubbi per quanto riguarda appunto Ma il l'utente regolamento in sé. effettivamente in questo modo è difeso? Sì, però paradossalmente, ecco, ci sono i social network che ci Ecco. dimostrano che anche al GDPR, insomma, c'è rimedio. Ecco, appunto, ci sono i social network, prendiamo per esempio Facebook. Ecco, in tal senso, come ti chiedevo prima, come ci si può difendere? Cioè l'utente medio, come si può difendere? Poi in questo periodo si parla per esempio di questa app Immuni Di cui ancora non ho di cui, visto il vabbè, non codice sorgente, se so ne che è stato parla, non si pubblicato. attraccia, ovviamente, però c'è stato un gran discutere appunto per quanto concerne la privacy di questa app, però dagli stessi utenti che poi fondamentalmente allegramente scrivono di tutto su Facebook e regalano i propri dati in maniera incondizionata, ecco, così. Certo, c'è stato un caso abbastanza famoso legato a un colosso del web, che attraverso appunto dei giochini o insomma anche dei banali questionari proprio presenti sui social network, in realtà raccoglieva i dati. Quindi sì, è difficile, è molto spinoso come discorso da affrontare, però voglio spezzare una lancia a favore insomma del fine per cui è nato Immuni, perché è un'app per la tracciabilità. In questo caso Quindi sì, è ecco. utile a quantomeno, ecco, a poter monitorare la mappa del contagio e quindi, ecco, bisogna salvare ciò che di positivo c'è. Per quanto riguarda invece l'utilizzo dei dati, onestamente non ho guardato ancora il sorgente che da pochi giorni è stato pubblicato, però ecco, quindi non posso esprimere un Ma la parere. gente dovrebbe essere, diciamo, un po' più consapevole di quello che fa, però. Sì. Consapevole di quello che fa Quando e utilizza per esempio uno smartphone, soprattutto il cellulare. certo, si dice che un PC sicuro è un PC che non si connette a internet fondamentalmente e quindi ecco, una volta che poi si accetta di entrare in rete ci sono appunto dei pro e dei contro, quindi dobbiamo saperli accettare. Per quanto riguarda invece un certo tipo di tutela, i programmi free o freemium, appunto i servizi freemium, non garantiscono tanto la segretezza dei dati per il cliente. Quindi Quindi, un proverbio dell'informatica è che non esistono pasti gratis. E qui ci quindi stai dicendo, attenzione ai programmi che sono sì, free, ma di fatto non lo sono, quindi forse è meglio magari appunto pagare. c'è sì, paradossalmente è meglio pagare e sapere appunto che
la trattativa tra l'utente utilizzatore e il programmatore o comunque l'azienda che l'ha sviluppato Certo. finisce lì. Bene, questa applicazione di Litaly dunque è pronta, farà insomma anche un po' di anche battage pubblicitario, come intenzione comunque Sì, cercherò appunto di attraverso i social, promuoverla. perché attraverso i social appunto di diffondere la notizia di questa applicazione, di far valere i suoi punti di forza e appunto dare informazioni o magari anche degli spunti per il futuro ad altri miei appunto collaboratori o insomma E chi fa parte le del mio idee non settore. si fermano perché poi, cioè, proseguirà il tuo lavoro, hai in mente anche altre Certo, soluzioni, applicazioni, ovviamente, anche perché lo fai anche di mestiere. il mio mestiere fondamentalmente è quello di far prendere forma alle Sembrano proprio uno slogan pubblicitario. No, Perfetto, quindi hai in mente comunque, a parte gli scherzi, prossimamente di creare altre applicazioni relativamente magari anche a questo contesto certo. di fase 2 dell'emergenza coronavirus. Non ci puoi svelare niente, vabbè, come giusto che sia, magari ne parleremo in altre occasioni. Io ringrazio Giovanni Mastro Matteo per essere Grazie stato a con voi, noi, grazie. per questa anche applicazione che sarà utile, io penso, a molti esercenti, comunque a molti operatori che si stanno riaffacciando, appunto, che stanno riaprendo, hanno riaperto le loro attività dopo questi mesi di lockdown. Grazie ancora a Giovanni Grazie a voi, Mastro Matteo, grazie. grazie. E noi ci ritroveremo invece per un altro appuntamento con dentro la notizia, l'approfondimento di Teleponte, Deconews.it. Arrivederci.